andiamo a visitare il campus dopo ben 7 anni dalla mia laurea. Andiamo a vedere com'è, anche se ho la sensazione che sia chiuso, ma proviamo. Ovviamente è chiuso. Vabbè, facciamo un giro. C'è una guardia dentro al campus, ma chiedere di entrare per fare un video mi sembra un po' eccessivo, quindi ci dobbiamo accontentare delle riprese da fuori. Questo è il campus Luigi Einaudi, mentre questa è la palazzina nella quale abbiamo fatto lezione il secondo anno di università, prima della realizzazione del campus. Questo è il bar in cui venivamo ogni tanto tra una lezione e l'altra. Oggi è veramente super tranquillo, non c'è nessuno, è molto piacevole. Peccato che faccia un po' caldo, ma andiamo a cercare un posto più all'ombra. Ho trovato questa panchina qui davanti. Devo dire che è davvero super rilassante, ci stava questa passeggiata oggi. Come vi dicevo, mi sono laureata nel 2015 in scienze politiche e sociali. È stata una bella esperienza tutta l'università, soprattutto dal primo giorno che ho incontrato Fabiola, la mia migliore amica. Una piccola foto e quindi super felice. Comunque ci voleva un colpo di scena in questo video e infatti mi si è rotta la scarpa. Quindi adesso passo in negozio, vedo un attimo come aggiustare la cosa e continuiamo. Comunque questo mi fa ridere perché stamattina ho detto a mia mamma: mamma, oggi pomeriggio andiamo a comprare le scarpe, perché boh, mi sono stufata di questi sandaletti. Ok, si sono autoeliminati da soli. Ora sono in lungo Pantonelli e finiamo la nostra passeggiata. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness. Piccola curiosità. Via Pralungo in realtà è una delle vie più corte di Torino, arriva infatti fino al muro. Questa ve la racconto perché è divertente. Esattamente qui io ho fatto il mio primo incidente con la macchina, avevo ancora il foglio rosa e come vedete, ecco, il marciapiede è tondo, quindi io venivo da qua, ho continuato a fare la curva e come se fosse quel giorno c'era questo camioncino, insomma un altro camioncino però messo qua, e quindi io facendo la curva, boom, ho bocciato contro una macchina ferma.
però dai, devo dire che avevo il foglio rosa e quindi sono giustificata. Ovviamente ho fatto il CID, ho fatto tutto, assicurazione, e è andata. Bene, la mia passeggiata di 7 km è conclusa. Lasciate like al video se vi è piaciuto e vi ho fatto compagnia. Iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!